Benvenuti a tutti sul canale Paesi dei Balocchi. Questa volta questo è un video diverso, infatti è il primo video di una nuova playlist sulla cura della barba. Questo è incentrato sulla tintura della barba, proprio per quelle persone che hanno quei fastidiosi peli bianchi che non si fa, dove la barba non si fa omogeneamente bianca o brizzolata, come preferite voi, ma in determinati punti che è brutto vedere. Quindi per prima cosa io adopererò questo prodotto qua, quindi barba e baffi Just for Men. Io lo trovo veramente ottimo, ho provato vari prodotti ma con questo qua mi trovo alla grande. Per prima cosa, allora, lo scatolo cosa contiene? Lo scatolo contiene, vabbè, questo è un pezzo di plastica che possiamo togliere. Contiene queste due tonalità di colore, in realtà uno serve per amalgamare il colore, che in questo caso è il nero. Questo qui è per girare il colore all'interno di questa vaschetta qua, per amalgamare il tutto, per poterla mettere a viso. Questo qui invece è proprio le indicazioni, quindi un manuale di istruzioni su come usare, e questi sono dei guanti perché spesso ci possiamo macchiare, e quando ci macchiamo con questi prodotti qua, specialmente sui vestiti, sono gatte da pelare. Quindi adesso che cosa facciamo? Ora vi faccio vedere un po' la preparazione e poi come metterla, come mettere negli appositi spazi bianchi che ci danno fastidio, oppure coprire tutta la barba. Io copro tutta la barba perché spesso capita che se le mettiamo solo nei punti interessati abbiamo quel colore un po' più scuro rispetto al resto della barba. Quindi che cosa facciamo? Allora, apriamo il tutto, mettiamo, ok, un po' qua, basta giusto un po', quindi infatti questo prodotto qua mi dura più di un mese, più o meno un mese e mezzo, due mesi, se lo facciamo comunque con una certa regolarità. Ok, facciamo anche qui. Adesso mischiamo il tutto. Per un po' di tempo, ora sto infilando i guanti. Molto importante infilare i guanti adesso, perché io andrò con il mio prodotto a sollevare la barba e quindi va a finire che mi macchio, no? Mi macchio le dita, quindi devo sollevare in questo modo qua questa parte di barba. Vediamo che comunque ogni tanto dobbiamo comunque girare di nuovo nella nostra vaschetta le due tonalità, che poi sarebbe la stessa tonalità di nero. Dobbiamo comunque mescolare meglio i componenti per poter attingere la barba. Perché si alza? Perché spesso abbiamo il bianco in profondità, quindi se la teniamo così non si vede, però se la solleviamo cominciano a uscire quei fastidiosi peletti bianchi, e questo dobbiamo andare a coprire, la prima cosa da fare. Poi pensiamo alla superficie, quindi importante è coprire veramente tutta la barba.
questo avverrà, cioè praticamente farà in modo che la barba sia di nuovo nera nera nera. È importante fare questo procedimento qua. Poi sempre in questi video qua di questa nuova playlist vi parlerò anche di come usare il rasoio a mano libera. Anche useremo spesso anche rasoi Donovan, che reputo i migliori, veramente senza ombra di dubbio hanno delle lame che non trovo in giro facilmente. Poi parleremo di balsami, oli per la barba, quindi un po' tutto quello che è inerente alla cura della vostra barba. Una volta fatto questo, impostiamo una sveglia, deve suonare la nostra sveglia entro 5 minuti. Secondo me 5 minuti sono sufficienti per fare in modo che il colore mangi completamente i peli bianchi, quei peli bianchi fastidiosi. Poi, dopodiché, io userò del balsamo, quindi del balsamo, oppure in questo caso noi useremo un bell'olio, perché l'olio serve proprio per ammorbidire anche il volto, quindi la barba, non il volto, scusate, per ammorbidire la barba, per dare volume, quindi useremo un tipo di olio molto particolare. Ecco, suonata la nostra sveglia. Ecco qui la barba, possiamo vedere effettivamente che il colore ha preso dappertutto. Sì, mi sembra che io abbia fatto un ottimo lavoro. Adesso, come vi avevo detto, userò un olio dal barba. Ok. Sa di cedro questo olio da barba. Questo qui è della linea Barbershop Camden, ok? È molto buono, lo trovo veramente decisamente migliore rispetto ad altri. A posto, il colore si può dire concluso.